Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo circa un mese di utilizzo, posso finalmente dire la mia opinione sul Parrot Anafi. Quindi oggi faremo una piccola recensione sul Parrot Anafi e un confronto con il mio Mavic Air. Allora, direi partire dal radiocomando. Ok, il radiocomando del Parrot Anafi, secondo me, veramente è inguardabile. Allora, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle plastiche e dei materiali, che veramente sembra pecciottissimo, sembra tutto tranne che un radiocomando di un drone da 700 euro. Altra cosa negativa che ha secondo me questo radiocomando è il peso, che pesa veramente, veramente tanto, perché pesa 390 grammi e se lo andiamo a paragonare a quello del Mavic Air, che anche con tutto questo ambaradà che gli monto io pesa meno, perché con tutto questo ambaradà questo radiocomando del Mavic Air pesa intorno ai 370 grammi, quindi 20 grammi in meno di quello. Se io tolgo tutto questo ambaradà pesa circa 270 grammi, quindi la differenza con questo è veramente tanta, è più di 100 grammi di differenza. Quindi direi che anche da quel punto di vista, cioè oltre all'estetica, veramente il peso è veramente eccessivo. Per il resto, anche dal punto di vista dell'impugnatura, così non mi piace molto. E un'altra cosa che non mi piace molto è l'aggancio del cellulare, cioè mi piace per la posizione, perché mi piace avere il cellulare in questa posizione come viene messo sul radiocomando del Parrot Anafi, ma non mi piace tanto l'aggancio, cioè non funziona molto bene, nel senso che non stringe tanto e il cellulare è facile che scappi fuori e quindi che voli in terra, ovviamente. E per il resto basta, sul radiocomando direi tutto qui. Sicuramente non sembra un radiocomando di un drone a 700 euro e soprattutto mi ricorda a me i joypad della prima Xbox, ma non quelli originali, quelli che uno comprava a parte, una cosa del genere, no, inguardabile. Quindi tolta la parte dei radiocomandi, dove vabbè, diciamo che bocciatissimo dal punto di vista del radiocomando, passiamo adesso al drone. Allora, il Parrot Anafi, diciamo subito una cosa, che è il primo drone, diciamo, richiudibile che può competere con un Mavic. Cioè no, o meglio, non è che può competere, è il primo drone richiudibile che perlomeno non è un disastro. Perché io ho avuto anche il Valkyra Vitus e è veramente stata una cosa allucinante. Ho capito che si chiudeva come il Mavic, che costava anche quello circa 700 euro, ma veramente una cosa allucinante e con un sacco di difetti, quindi vabbè, chiusa parentesi. Questo diciamo che è meglio da quel punto di vista, nel senso che è il primo drone richiudibile che comunque non è male. Però paragonato a questo, veramente no, non ci siamo, nel senso che allora la fotocamera, partiamo dal suo punto forte, la fotocamera è diciamo quasi o alla pari di questo, nel senso che i video che ho fatto con questo, dopo li ho provati a fare anche con questo nella stessa situazione, direi che non c'è questa grande differenza, nel senso si comportano bene tutte e due. La cosa che ha il Mavic Air, o come tutti i prodotti DJI, nell'applicazione possiamo andare a configurare molti più parametri sulla fotocamera rispetto al Parrot Anafi, che per adesso almeno ha pochissime cose a cui possiamo andare a toccare manualmente. Però se le usiamo in automatico tutte e due, diciamo che questa si comporta bene, la metterei diciamo alla pari del Mavic Air. Però che non mi piace di questo drone sono, vabbè, il materiale, che sembra veramente di scarsissima qualità, nel senso che ho capito che è caricato in fibra di carbonio, in teoria la plastica è caricata in fibra di carbonio, in teoria, penso di sì, però a toccarla e averla in mano veramente sembra un drone proprio giocattolo, però vabbè, per questo che diciamo è solo un impatto, perché poi se il drone fosse uno spettacolo, diciamo che quello sarebbe una cosa che passa veramente in secondo piano, l'aspetto o comunque quell'apparenza che dà dal punto di vista dei materiali. Una cosa che non mi piace assolutamente è la ventola qua sotto, perché questa ventola di raffreddamento, se noi lo facciamo partire da terra, cioè quindi basta anche un'erbetta bassissima, anche se l'erba è tagliata bassa,
Lui la tira dentro, nel senso che la ventola senti che raccoglie l'erba, quindi veramente la posizione non è stata una grande idea, soprattutto perché comunque lui quando è appoggiato è molto basso da terra e metterla qua non è stata una grande idea, mentre ovviamente DJI non l'ha messa lì, l'ha messa all'interno, qua ci ha fatto le feritoie che sono una bellissima griglia. In questo diciamo deflettore, quindi da questo punto di vista anche qua DJI un passo avanti. E una cosa che ha questo drone è il peso, che è molto basso nel senso rispetto al Mavic Air, però ovviamente diciamo è facile avere un peso basso se non gli mettiamo niente, cioè Parrot a questo drone non gli ha messo niente, non ha un sensore, cioè zero. Non ha LED da nessuna parte, non abbiamo i LED che ci indicano lo stato del drone in quel momento, mentre qua abbiamo i LED che ci indicano lo stato del drone davanti e il LED dietro, e abbiamo i sensori davanti, dietro e sotto. Ho capito che non sono indispensabili, però è un po' come nelle macchine, anche nelle macchine non è indispensabile l'ABS o l'airbag, cioè per dire, se uno anche non avesse l'airbag va bene, o non avesse l'ABS va bene, però quando dopo succede qualcosa, a quel punto uno si domanda: ma se avessi avuto l'airbag, se avessi avuto l'ABS, in questo caso uguale, se va tutto bene, ok, non ce li ha, fai senza, stai più attento quando lo usi, però un drone da 700 euro senza sensori, quando succede qualcosa, uno dice: però se avessi avuto i sensori, probabilmente questo incidente non sarebbe successo, anche perché al giorno d'oggi con i sensori che la tecnologia permette di avere, cioè che funzionano veramente bene come quelli di DJI, che veramente funzionano benissimo, perché tipo anche sul Valkyra Vitus c'erano i sensori, ma funzionavano malissimo, cioè a quel punto piuttosto che averli che funzionano male, meglio non averli, perché almeno uno sa di non averli, è consapevole, sta attento, invece magari dice: no, tanto c'ho i sensori che mi salvano nel caso, quindi magari sta un po' più distratto, e poi invece e fionda le cose perché i sensori funzionano malissimo. Quindi, piuttosto che averli che non funzionano bene, è meglio non averli. Però la possibilità che i sensori funzionino esiste perché DJI l'ha dimostrato. Quindi, facile fare un drone leggero non avendo niente. Stessa cosa la batteria. La batteria, sulla durata, niente da dire. Dura tanto rispetto a questa, perché dura tranquillamente 7 minuti, magari anche 8 minuti in più di questa. Adesso poi dipende dalla situazione, facciamo anche solo 7 minuti, è tanto in più rispetto a questa. Però è facile anche far durare di più una batteria non mettendoci niente, nel senso che se non hai sensori, non hai LED, non hai niente, è tutta, diciamo, corrente della batteria risparmiata. Quindi è molto più facile avere un drone leggero in più, senza tante cose che consumano la batteria, perché i sensori davanti, dietro e sotto, quelli consumano batteria, non è che sono lì e vanno ad aria. Quindi è facile avere una batteria che dura di più, non avendo niente. La difficoltà è avere una batteria che dura tanto avendo tutto. È quello che allora è veramente una cosa, dici: ok, che figata. Qua sì, bello il tempo della durata della batteria, però è anche facile, non ha niente. Una cosa che su quello niente da dire, è il rumore veramente veramente silenzioso. Ho fatto pure un video in cui ho misurato i dB sia del Mavic sia del Parrot Anafi sia del Tello, e addirittura questo è più silenzioso del DJI Tello. Quindi su quello tanto di cappello, niente da dire, veramente veramente silenzioso. Vi lascio magari la scheda del video che ho fatto dove ho misurato i dB di questi tre droni. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è, tornando un passo indietro che prima mi sono dimenticato, è l'HDR della videocamera. Nel senso che sembrava una cosa in cui Parrot avesse fatto una cosa innovativa, mettere l'HDR a una videocamera, però per adesso veramente vengono molto meglio i video disattivandola che tenendola attivata, perché veramente i colori rimangono sfalsatissimi, sono saturatissimi, sono no, una cosa veramente inguardabile. È meglio disattivarla e usarla normale come è nel caso del Mavic Air. Un'altra cosa che non mi ha convinto, anzi proprio non mi ha convinto praticamente niente, è la stabilità, nel senso che quando è in alto devo dire che non è male, nel senso la stabilità non è male, ma a tipo 1,5 metri d'altezza, 2 metri d'altezza, veramente no, continua a muoversi così, un po' sale, un po' scende, poi si sposta, poi ritorna, va, si sposta.
E anche questo si vede nel video dove ho misurato i dB, perché ho fatto anche la prova di stabilità dei tre droni. E il DJI Tello, per dire, è più stabile di questo, nel senso che sta fermo il DJI Tello. Questo no, continua a muoversi, se ne va, e non è bello, perché comunque, non avendo neanche i sensori, avere questa cosa che si muove, comunque stiamo sempre parlando di un drone a 700 euro, quindi se va a sbattere ti girano anche. Il DJI Tello non ha sensori, c'ha comunque il paraeliche, e poi anche se va a sbattere, pesa 80 grammi, cade, non succede niente, però quello sta fermo, invece questo continua a muoversi. Questo invece è immobile, cioè questo sembra fermo sul cavalletto. Quindi quasi a parità di prezzo, perché alla fine la differenza di prezzo tra questi due, adesso come adesso, è veramente, veramente minima. Quindi, a mio parere, in questo momento, questo a questo prezzo, no. Secondo me questo è un drone che dovrebbe costare al massimo, ma al massimo, 500 euro, non di più. Ma secondo me già tanti, perché comunque anche se costa, mettiamo 50 euro in meno di questo o 100 euro in meno di questo, ma la differenza è tanta, nel senso che la sicurezza di volo, la sensazione che dà, questo non ti dà una, cioè nel senso, non è che si comporta male in volo, perché poi vola anche bene, però boh, non ti dà quella cosa di dire cavoli, ma se lo faccio andare fino a, che ne so, 200 metri, torna, boh. Cioè nel senso, non ti dà quella cosa di dire cavolo, questo ti dà l'idea proprio che è come se ce l'avessi legato a un filo, cioè ce l'hai sempre, questo ti dà, non ti dà la stessa sensazione di averlo in mano, nel senso che però vola bene, nel senso, però boh. E un'altra cosa che non mi piace è, diciamo, il come non è protetto il gimbal, nel senso che qua danno solo questo, diciamo, para obiettivo e basta, perché poi quando noi andiamo a metterlo nella sua custodia, la custodia è fatta di modo che il gimbal rimane fermo e non viene danneggiato, però se lo mettiamo nella sua custodia, se lo voglio mettere in uno zainetto, in qualcos'altro per trasportarlo, come faccio? Visto che questa è qua, sbatte, ci si picchia contro, o meno anche nello zainetto sbatte di qua di là, si danneggia il gimbal. Quindi anche questa cosa non mi ha convinto, mentre DJI, quando io gli metto la sua poverina diciamo, che protegge il gimbal, questo, una volta che lo chiudo, lo posso mettere dove voglio, anche senza la sua custodia. Io di solito infatti volo con il mio piccolo zainetto fotografico, infilo in una tasca dove andrebbe tipo l'obiettivo delle macchine fotografiche, lui da solo, cioè non devo metterci la custodia o meno, basta che sia un po' di riguardo nell'appoggiarlo dentro, però poi è difficile che si danneggi qualcosa. Mentre questo, il gimbal veramente è esposto se non si usa la sua custodia. Un'altra cosa che veramente non mi piace è il fatto che in 700 euro qua non danno dentro niente, nel senso che anche il cavetto per collegare, diciamo, dalla presa USB al nostro smartphone, nel senso che DJI dà dentro tutti i tipi di cavetto, dal cavetto per collegarlo a Lightning, cioè quello per gli iPhone, dal cavetto USB-C per quelli che hanno la presa USB-C e diciamo il cavetto con la presa micro USB. Chiunque compra un prodotto di DJI sa che quando apre la confezione non deve avere o andarsi a comprare un cavetto o averne già uno in più o usare quello che ha, quindi portarselo in giro, poi magari quello che usa in casa per ricaricare il cellulare. Cioè qua uno si trova già dentro tutti e tre i cavetti, ed è giusto, nel senso, perché comunque stiamo parlando in questo caso di un drone che costa 800 euro, ma anche qua di un drone che costa sì 100 euro in meno, però che vale meno, quindi dovrebbe comunque avere dentro i cavetti e tutto, perché il valore già minore del drone è ovvio che costa 100 euro in meno, anche perché già su questi 700 euro, ripeto, secondo me hanno più margine che qua. E quindi già il cavetto non c'è, quindi devo già procurarmi un cavetto per collegare il radiocomando allo smartphone. E un'altra cosa che non c'è è l'alimentatore, perché abbiamo solo un cavetto USB-C USB per ricaricare il paro Tanafi e ricaricare il radiocomando. Però cosa succede? Che il cavetto è unico, ok? Se io li voglio ricaricare insieme non posso. E in più la cosa che manca è un alimentatore. Ho capito che il cavetto lo posso attaccare al PC, lo posso attaccare a un alimentatore che ho già per lo smartphone,
Però l'ho pagato 700 euro. Un cavolo di alimentatore doppio con due prese USB, con due cavetti in cui io potevo ricaricarmi tutte e due questi contemporaneamente, come succede con DJI, che da dentro ha un alimentatore che permette di ricaricare questo e di ricaricare questo contemporaneamente. Non è che non te li danno, me lo devo procurare io. L'ho pagato 700 euro, ma che cavolo, datemi dentro un cavolo di alimentatore, ma anche pecciotto, nel senso, non è l'alimentatore del futuro. Però un alimentatore che permette di ricaricare sia questo che questo insieme e che non debba comprarlo io a parte, visto che questo l'ho pagato tanto. E anche qua, parlando di ricarica delle batterie, direi che la cosa che è interessante, questo Palo Tanafi, una delle poche secondo me cose interessanti che ha, è il fatto che qua abbiamo la USB-C dietro e la batteria è ricaricabile da qualsiasi power bank, cioè i power bank classici che abbiamo per ricaricare i nostri smartphone o via dicendo, lo attacchiamo e lui ricarica la batteria tranquillamente, mentre per il Mavic Air sì, si può usare il power bank, però devono essere power bank di un certo tipo, cioè con la presa AC, perché dobbiamo collegare l'alimentatore, quindi deve essere power bank con tanti watt di potenza, di cui ne avevo recensito uno, di cui io mi trovo molto bene, perché permette di ricaricare le batterie del Mavic fino a 3 batterie. Diamo un'occhiata veloci alle, diciamo, i contenitori dei nostri droni. Questo è quello del Mavic, questo è quello del Palt, molto molto simili anche all'interno. Ovviamente questo c'ha diciamo questa struttura per sostenere il gimbal, per tenerlo fermo. Il Mavic invece c'ha solo questa pancetta per farlo appoggiare, perché è dove c'ha, diciamo, questo sbalzo qua sotto. Quindi diciamo che dal punto di vista dei contenitori sono molto molto simili. Un'altra cosa di cui si nota la differenza secondo me sono i dettagli, nel senso che, come dicevo prima, questo risulta molto tipo giocattolo, cioè guardiamo qua le feritoie sotto dove c'è diciamo per raffreddarlo, comunque delle feritoie per far entrare aria, veramente, cioè sono degli intagli nella plastica, finisce lì. La ventola, ripeto, qua sotto, cioè è molto spartano, non è curato nei dettagli. Anche il sensore che rileva o la fotocamera, quella per la stabilizzazione per leggere il suolo, sono molto spartani, nel senso c'è questi due buchi nella plastica con questi due sensori diciamo non incastrati con precisione, mentre qua abbiamo tutt'altra roba, cioè questi diciamo i sensori che leggono il suolo e tutto, anche qualsiasi cosa è incassata e chiusa, cioè non è aperto, non c'è spazio tra il sensore e la plastica del drone, cioè della carcassa del drone, è tutto chiuso, cioè è tutto fatto diciamo con una concezione di precisione e di avere una linea molto bella da vedere. Qua così invece, se noi lo guardiamo sotto, no, cioè vedete, questo, cioè veramente è stato fatto dei buchi più larghi rispetto a quello che ci andava messo dentro e... No, per 700 euro queste cose non si fanno, secondo me. Anche perché quando hai l'esempio di questo, non puoi fare quello, secondo me. E ripeto, anche i dettagli qua per il raffreddamento, cioè questo veramente c'è una ghiera qua dietro, una retina. Un'altra cosa che veramente poi si nota, soprattutto, è questo, cioè il cavo che porta l'alimentazione, diciamo, ai motori e ai LED. Qua abbiamo il cavo ricoperto con una guaina, quelle tipo telate, cioè che fanno molto molto fine e molto curato il prodotto, nel senso sembra quasi un prodotto racing, cioè veramente una figata dal punto di vista estetico vedere questo rivestimento. Qua invece abbiamo il cavetto rivestito con una gommina nera classica, cioè la classica gommina nera. Sì, non so se si vede qua, ma non penso. C'è una classica gommina nera che riveste, cioè sono stupidate, però anche in questo tanta differenza. Quindi ragazzi, in conclusione, secondo me per 700 euro assolutamente no, non c'è paragone con questo. L'unica cosa che secondo me che ha diciamo in più di questo sono la fotocamera che si inclina a 90 gradi verso l'alto, però a parte essere una cosa nuova su droni di questo livello, di questo tipo, sì, però non è un utilizzo, cioè
Non è una cosa per cui io tutte le volte la inclino verso l'alto o trovo così, cioè è figa l'idea, però nell'utilizzo veramente di tutti i giorni, no? La batteria che dura molto di più di questa, però vi l'ho detto, è facile farla durare molto di più non avendo niente rispetto a questo. E il rumore, ecco, il rumore è veramente quello tanto di cappello, perché è veramente veramente silenzioso, mentre qua abbiamo proprio tanto tanto rumore col fatto che le eliche passano sopra la carrozzeria, quindi creano questa turbolenza che aumenta notevolmente il rumore. Qua abbiamo proprio i due estremi a livello di rumore, nel senso praticamente zero, perché già tipo a 10 metri, forse meno, non si sente, sembra che non c'è. Questo a 30 metri o anche 40 lo sentiamo ancora, quindi tanta differenza nel rumore. Stabilità, questo 100.000 volte meglio di questo. Quindi ragazzi, dal punto di vista, se dovete spendere questi soldi, no, comprate questo, aggiungete quel poco che c'è di differenza, comprate assolutamente questo. Quando costerà meno, forse, allora avrà più senso, nel senso che, ripeto, per me è un prodotto che doveva costare dai 400-500 euro, non di più, perché comunque gli mancano un sacco di cose. Cioè, quelle cose che ha di buono non vanno però a compensare il fatto di non avere i sensori anticollisione, che secondo me utilissimi. Cioè, quando DJI adesso sta cercando di mettere nel nuovo Mavic 2, probabilmente li metterà ovunque, cioè sia sopra che nei lati. Quindi praticamente avremo un drone coperto a 360 gradi. Qua non è stato messo neanche uno. E se lo fai per risparmiare sul prezzo, però al prezzo anche la vendita, ok, va bene, uno è consapevole, dice ok, però caro, spendo 300 euro, 400 meno di questo, non mi interessa avere i sensori. Ma a questo prezzo hanno risparmiato solo loro, nel senso che guadagnano di più loro, ma il consumatore non ha risparmiato praticamente niente. Un'altra cosa che mi sono dimenticato, che diciamo a livello di distanza, questo anche nel segnale wifi è un po' inferiore a questo, nel senso che il paro Tanafi, secondo me, rispetto al Mavic Air parlo in modalità CE ovviamente, secondo me il Mavic Air ha un 50 metri, a volte anche 100 metri di qualità video, cioè prima che il segnale video inizi a bloccarsi o a sfarfallare, secondo me c'è un 50 metri tranquilli tranquilli in più del paro Tanafi, almeno per le prove che ho fatto io. E in più qua, se vogliamo, sapete, possiamo mettere pure in modalità FCC, quindi lui può andare ancora più lontano e avere il segnale video ottimo, e soprattutto averlo ottimo anche a 500 metri, nel senso che comunque il segnale è molto più sicuro. Quindi ragazzi, in conclusione, per me no. Se questo video recensione e confronto col Mavic Air vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!